Panerai, il Firenze cerca di andare lateralmente ma viene fermato e la palla viene, anzi viene spinto fuori, e ci sarà una ripresa in favore, una touche in favore del Firenze. Ripetiamo il concetto, siamo al 10° minuto della prima frazione gioco, conduce il Firenze per 12-0 sull'Empoli, siamo la 16 regionale. Bella, comunque una buona interpretazione anche delle fasi di touche, vero Andrea? Sì, si sono evidentemente allenati bene questi ragazzi, si stanno ancora un po' studiando in questo inizio partita, però li vedo molto attivi, entrambe le squadre reattivi e si stanno divertendo. Allora, c'è una mischia in favore dell'Empoli, introduce il 9 che è il mediano di mischia, e abbiamo già ribadito in altre trasmissioni, questi ragazzi cominciano a prendere confidenza con la mischia e tante volte la interpretano anche bene, fra l'altro, dal mio punto di vista. Beh, insomma, sono ragazzi giovani, under 16 vuol dire che i ragazzi hanno compiuto comunque 14 anni, per cui per arrivare a 16 anni ancora c'è 2 anni, chi è già compiuto 15 anni, chi ancora è nei 14, per cui ragazzi in maturazione cercano comunque di interpretare un buon gioco e più che altro di in funzione alle direttive che hanno ricevuto durante la settimana dai vari allenatori. Recupero dell'Empoli, ruba la palla l'Empoli ma viene messo giù subito dalla difesa del Firenze. Buona interpretazione della difesa del Firenze che cerca un placcaggio molto deciso in favore del Firenze, cerca di bella questa difesa del Firenze. L'Empoli comunque ha ancora a disposizione la palla e attenzione, perché è quello che pensavamo, c'è un calcio di punizione in favore dell'Empoli, c'è una ripresa veloce un po'. L'arbitro manda a 10 metri le due squadre, favorendo sicuramente il 61, esprime un buon placcaggio in favore. Vediamo se l'Empoli mantiene la palla, attenzione al fuorigioco perché l'arbitro sta per fischiare, ma riconquista un buon pallone il Firenze, alto a scavalcare tutta E l'Empoli riesce a mettere questa palla, il Firenze fuori. Ci sarà una ripresa del fuorigioco in funzione, una touche in favore dell'Empoli. L'arbitro prende le distanze, cerca di dare le giuste direttive alle due squadre. Le due squadre sono schierate. Vediamo se l'arbitro prende le misure. Hanno battuto relativamente. C'è una touche avanzante in favore dell'Empoli, sta spingendo, ma quelli del Firenze, ecco che crolla in questo momento. Ecco che crolla in questo momento la difesa. Il Firenze riesce a mantenere buono il 193, riesce a rubare un buon pallone il Firenze vagante, però l'Empoli sicuramente annullerà questo pallone e infatti è così. Allora 15 minuti della prima frazione di gioco, il Firenze 31 ha un vantaggio di 12-0 sull'Empoli che è la squadra di casa, campo di Fibbiana, un ambiente periferico sicuramente, però insomma un campo in buona tenuta. Sentite gli spettatori fuori come animano questa partita. Allora, recupero del Firenze, non era secondo noi avanti, era laterale, però giusta interpretazione del giocatore, però l'arbitro ha visto qualche altra cosa. Mischia in favore dell'Empoli. Allora, abbiamo un genitore ai microfoni, abbiamo un genitore, Panerai, vieni per favore, abbiamo un genitore che noi conosciamo
Molto bene, è un genitore di un ragazzo che sta giocando del Firenze 21. Allora Panerai, te insomma c'hai un po', come dire, sei una persona che sei abbastanza obiettiva, e come vedi gli arbitri di queste categorie? Gli arbitri di queste categorie dovrebbero essere sicuramente un pochino più preparati e attenti, perché sono anni difficili e molto delicati per questi ragazzi che devono fare un salto di qualità. Lasciano l'under precedente dove viene concesso molto, però diciamo già dalla 14, secondo me, comunque sicuramente 16-18, come anche in altri paesi, sono gli anni della crescita e della maturazione. Per cui l'educazione deve essere ai massimi, la federazione deve curare nei minimi dettagli la loro preparazione e la loro supervisione durante le gare. Però obiettivamente Panerai, dobbiamo dire che come c'è crescita dei ragazzi in questa fase, c'è crescita, cioè c'è bisogno anche di creare nuove figure arbitrali, e tutto sommato, per quello che io posso vedere, al di là delle eccezioni, ma ci sono in tutte le realtà, comunque gli arbitri parlano molto con i giocatori, tendono a spiegare molto cosa sta accadendo. Insomma, secondo me c'è una crescita ambivalente, bilaterale. Sicuramente diciamo, il passato ha fatto sì che, ripeto, la federazione ha preso delle decisioni importanti in tal senso. La numerosità degli arbitri secondo me ancora non è sufficiente, perché le under 18, anche regionale ma soprattutto elite, dovrebbero avere la terna arbitrale della federazione completa. Va benissimo che l'arbitro spieghi ai giocatori quello che sta succedendo, però torno a dire, a migliorare secondo me come a peggiorare siamo sempre in tempo. Siamo sempre in tempo. Allora, grazie Panerai, grazie di queste tue parole. Allora siamo nell'area dell'Empoli, nell'area 22 quasi dell'Empoli, c'è l'introduzione, siamo una mischia, c'è l'introduzione da parte dell'Empoli, l'arbitro rileva una punizione che sarà battuta dal Firenze 31. E qui devono scegliere la strategia i ragazzi, già vedete a questa età i ragazzi si parlano, cercano la strategia, e sicuramente una penetrazione del pacchetto nella parte centrale, recupera il mediano, vediamo se riesce questa distribuzione palla, placcaggio, buona difesa a parte l'Empoli. Secondo il nostro punto di vista dovrebbe esserci una più fluidità del pallone, che dovrebbe essere espressa velocità di gioco, vediamo se riesce il Firenze ad andare in meta, e va in meta. Buona azione, buona fase di gioco, buona lettura di questa azione, e sicuramente la ripartenza veloce ha un po' bruciato la difesa dell'Empoli. Sì, in effetti si sono forse, non so, addormentati un pochino, però sono stati molto bravi i ragazzi del Firenze a sfruttare questa occasione e andare a far meta a sorpresa, diciamo così. Allora, siamo a quasi 20 minuti dalla prima frazione di gioco, il punteggio è 17-0 in favore del Firenze 21, ci sarà un calcio di trasformazione, anche questo non assolutamente facile, perché effettivamente diagonale, un po' alla Wilkinson, e sempre il 61, Niccolò, vediamo se riuscirà in questa trasformazione. Intanto vediamo nel fondo di campo che i ragazzi dell'Empoli, l'allenatore cerca di dare quelle che sono le, come dire, cerca di motivare i ragazzi e cerca di dar loro le strategie giuste per cercare di riprendere un po' questa partita. 17-0, tiro assolutamente non facile, però 17-0, calcio di trasformazione non riuscito, si riprenderà al centrocampo. Siamo adesso a 20 minuti nella prima frazione di gioco, c'è sempre la palla, la difesa del Firenze è veramente ben schierata, vediamo se buona la difesa del Firenze, riparte il numero 9, attenzione perché c'è la possibilità di andare a meta, ma non va a meta. Che punti, ma sto ragazzo non l'ha vista, gli è passata sotto, il Firenze ha rapito la palla ed è stato buttato fuori. Mischia in favore del Firenze, che sicuramente riuscirà
dovrà riuscire a far uscire questo pallone, a passarlo alla mediana per calciarlo e far salire la squadra. Questa dovrebbe essere la strategia di gioco. Le vediamo se c'è. Ecco, questa è la strategia di gioco. Buona lettura di gioco, viene recuperata dall'estremo. Beh, insomma, sti ragazzi lottano veramente tanto, c'è una grande lotta e anche una buona disciplina, vorrei dire, una discreta disciplina. Buona la ripartenza, attenzione perché c'è un placcaggio leggermente alto, c'è vantaggio in favore del Firenze 31. Ricorda ai nostri amici telespettatori che il 24 di questo mese di febbraio avremo ai nostri microfoni di Time of Rugby il presidente del CONI Malagò, a cui rivolgeremo domande che interessano sicuramente il mondo del rugby. Se qualcuno avesse qualche idea o volesse rivolgere qualche domanda per nostro conto, può scriverci a Marco @timeofrugby.tv o Andrea @timeofrugby.tv. Ripeto, Marco @timeofrugby.tv e Andrea @timeofrugby.tv. Allora, mischia, cominciamo dalla mischia, mediano in mischia, alla palla in mano, i ragazzi perfezionano la posizione, l'arbitro controlla, i ragazzi veramente interpretano in maniera egregia questa posizione, c'è l'introduzione della palla, viene tallonata subito, buon tallonamento della palla. Siamo nella metà campo del Firenze 31. Insomma, l'Empoli deve riuscire a capitalizzare il prima possibile queste mischie. Time of Rugby, che è nel mondo del rugby ormai quasi da un anno, sta cercando di dare il suo contributo al rugby, specialmente al rugby di base, e vorrei ricordare che noi sabato, con le nostre tre camere, la regia Italia contro la Francia a Iolo Under 17. Questo è il contributo che Time of Rugby vuol dare per sensibilizzare tante persone a cominciare a seguire il rugby. Disponibili per qualsiasi sponsor che voglia trovare e che veda nella nostra trasmissione un elemento di comunicazione interessante per questo bellissimo sport. Intanto siamo nelle fai, calcio e punizione, non stavamo seguendo in questo momento la partita perché stavamo lodando la nostra trasmissione. È una ripresa, il pilone con grande veemenza cerca di andare in percussione, apertura sulle mediane, vediamo se riuscirà la mediana a ripartire. Buona questa interpretazione del Firenze. L'Empoli a nostro giudizio riesce a prendere questo pallone, attenzione perché c'è sempre un vantaggio non concretizzato in favore dell'Empoli, calcio e punizione veloce. Mediano in apertura, però non apre, ma cerca di andare veloce. Secondo me dovrebbero sfruttare la possibilità di aprire e dare più velocità alla squadra, anche perché la difesa del Firenze è veramente molto agguerrita, per cui secondo me dovrebbero sfruttare l'Empoli più i tre quarti. Vantaggio sempre in favore dell'Empoli, e l'arbitro fischia, ritorna al punto del vantaggio, calcio e punizione in favore dell'Empoli, che batte velocissimamente ma viene tirato giù. Non c'è troppo sostegno da parte della squadra dell'Empoli, perché spesso le individualità sono discrete ma rischiano di essere vane. Allora, fase di presa pallone, siamo nella fase nella parte destra del campo. L'arbitro però ferma il gioco, ravvisando un calcio di punizione per... Ma i ragazzi hanno molta volontà sia da una parte che dall'altra di, diciamo, di conquistare i loro metri di terreno. C'è un pochino più da parte dell'Empoli una certa, diciamo, leggerezza nel gioco alla mano, i palloni persi sono stati piuttosto tanti e niente, però torna a dire, il gioco è piacevole e l'impegno ci stanno mettendo gratifica gli occhi. Senti Panerai, secondo te Scozia, Italia-Scozia come andrà a finire? Italia-Scozia, come chi ha giocato a rugby, deve essere la partita del riscatto, perché dopo la buona prestazione con attenzione un secondo di pausa. E c'è una meta in favore del Firenze, scusa, ti ho interrotto, dicevi? Dopo la prima
buona prestazione che doveva motivare la nostra nazionale a ottenere un risultato adeguato nel secondo incontro. Invece abbiamo visto una brutta debacle che, diciamo, ha inficiato, ecco, la prima partita, per cui sicuramente ci aspettiamo tutti la partita del riscatto immediato. Senti Panerai, ma obiettivamente ti aspettavi un'Inghilterra così agguerrita? Jones aveva detto: non lasceremo un italiano in piedi. Lui insomma è un determinato in queste cose, un po' ci fa rabbia. Sì, ci fa sicuramente. Più che altro per come l'ha detto. Assolutamente sì, stanno diventando dichiarazioni quasi di stampo calcistico. Lo sport ormai sta diventando sempre più spettacolo. Io auspico che il mio rugby non raggiunga questi livelli. Uno su tutti, il bruttissimo episodio del doppio rigore battuto a due da Messi, si è piegato a fare una cosa così semplicemente perché alla partita d'andata l'altra squadra li avevano, diciamo, apostrofati. Questo non giustifica un atteggiamento di poco rispetto nei confronti del portiere. Spero che il rugby non diventi la stessa cosa. Gli inglesi poi comunque in queste dichiarazioni sono abbastanza abituali. Sicuramente Galles e Irlanda sono le mie nazionali preferite. Bene, grazie Panerai, vaccio a prendere due caffè, ce lo meritiamo, ti ringrazio. Panerai, intanto è finito la prima frazione gioco con il punteggio in favore del Firenze 31, nettamente in favore del Firenze 31, e le squadre vanno a rifocillarsi, e anche io e regista. Amici di Time of Rugby, a fra un po'.